Eccoci qua al nostro appuntamento che ormai è diventata una consuetudine, le famose quattro chiacchiere, che oggi saranno quattro chiacchiere su tre parole, per cui questo microciclo che ha inizio appunto con Maestro sarà lei. Ho il piacere di avere accanto a me Stefano Bananzuolo e il maestro Fiorenzo Pascucci, che sono i due protagonisti di questo appuntamento. Ma prima di iniziare a scambiare quattro parole e a cercare di trovare qualcosa di interessante che non troviamo nelle loro biografie o che non troviamo in quello che peraltro non sarà un programma di sala, perché non abbiamo un programma di sala e quindi ci sostituiamo in qualche modo il programma di sala, veramente due parole su che cos'è questo microciclo. Che peraltro il titolo di Tre parole sull'arte mi è stato proprio suggerito da Stefano Balanzuolo quando ho condiviso con te l'idea, perché questo ciclo che è formato da tre appuntamenti era nato originariamente con un unico appuntamento di questa tipologia, condiviso proprio con Stefano Balanzuolo, nello specifico con uno spettacolo, questo che voi avevate già proposto. Quindi è nato da lui, da loro. Poi che cosa è successo? Che abbiamo pensato che la parola in qualche modo doveva diventare protagonista e abbiamo quindi creato un ciclo di tre incontri dove la parola racconta tre diversi linguaggi artistici. In questo caso parliamo di musica, nel secondo appuntamento parleremo invece, sarà la danza, l'altro linguaggio, e nel terzo appuntamento invece sarà la scultura. Il pianoforte al centro come diciamo motivo conduttore, due penne importanti, tre voci recitanti, perché tre sono gli appuntamenti, il primo appunto Stefano Valanzuolo e nel secondo invece avremo Davide Rondoni, una piccola anticipazione. Quindi ecco che cos'è l'arte in tre parole. Adesso veniamo a Stefano Valanzuolo, direi prima partiamo con te, che così poi tu parti agevolato sull'onda di quello che chiederò in maniera non preventivamente condivisa. Allora, innanzitutto Stefano Valanzuolo, due parole sulla tua biografia, napoletano, classe 61. Noi del mondo del teatro ti conosciamo più come voce che come immagine, no? Perché sei la voce di Radio 3 Suite, il conduttore di Radio 3 Suite in Uno dei teatro, conduttori. uno dei conduttori. Ma sei un giornalista, sei critico musicale, sei autore di testi teatrali e poi, nello specifico, sono particolarmente felice perché sei stato il librettista di Alienati, la prima opera della pandemia. Di recente poi anche è andata in onda su One Theater proprio nel giorno europeo dell'opera. Però in questo caso sei non solo la voce, ma sei anche l'autore del testo. Allora, prima di parlare magari di quello che è il testo, di quello che andremo poi a sentire, ad ascoltare, una curiosità. Quando ti ho conosciuto, mi hai stupito perché la tua formazione è particolare. Adesso noi ti conosciamo come appunto un musicista e completamente immerso nel mondo musicale, ma tu nasci in un altro modo. E questa cosa qua mi ha stupito. Come sei passato da quella che racconterai essere una formazione molto particolare a quella invece in questa veste nella quale ti vediamo oggi? Formazione, infatti, la mia formazione è scientifica, nel senso che io ho lavorato anche per un periodo lungo in un settore completamente diverso, che è quello della ricerca biotecnologica, quindi insomma, sono cose che appartengono ormai a una fase della mia vita che mi sembra lontanissima, ma che sono felice di aver portato avanti, anche perché mi ha dato l'occasione di conoscere una serie di cose che non avrei conosciuto in altra maniera e di viaggiare anche molto, perché poi con i congressi si viaggia. E poi però a un certo punto questa strada della musica che ho perseguito non da musicista, ma da appassionato militante, da ascoltatore militante, quale mi ritengo tuttora, e a un certo punto questa strada che era sempre stata così, si era sempre sviluppata in parallelo, a un certo punto invece ha prevalso perché ho scelto di fare quello che mi piaceva di più. La E tua quindi natura, hai seguito una natura sì, forse? ma soprattutto per l'idea di dover cambiare
comunque sempre il focus, il centro e l'interesse delle cose che faccio, cioè nel senso che il turnover diventa spesso forsennato, quindi dopo un po' di tempo magari una cosa non mi diverte o non mi interessa più o ritengo di averla esplorata, per carità, tanto ci sarebbe ancora da fare, e allora magari si aggiunge l'attività, ecco, per esempio quella radiofonica o quella di autore di testi, sono venute progressivamente via via col passare del tempo sono venute fuori, perché rappresentavano degli ambiti in cui magari non avevo avuto ancora modo di cimentarmi, in cui mi piaceva poterlo fare. Quindi sono state conquiste graduali, quella dell'opera, per esempio, citavi Alienati, la drammaturgia dell'opera, che poi, volendo essere precisi, il librettista è Vincenzo Di Vivo e io sono il drammaturgo, usiamo questo termine ridondante. E anche quella è stata una cosa piuttosto nuova, un libretto d'opera l'avevo scritto, poi adesso stiamo lavorando a un altro, però ecco, la drammaturgia di un'opera così era un'impresa da cominciare veramente da capo, da zero, e per questo divertente, per questo voglio dire, è stata una cosa in cui mi sono divertito molto e probabilmente avrà un seguito. Sicuramente, sicuramente, perché un linguaggio nuovo abbiamo dato vita a un qualcosa che deve essere sviluppato, deve essere comunque portato avanti. Quindi sono rimasta molto affascinata da questa tua forma così eclettica, anche perché sei una persona così sempre molto riservata, eppure in te c'è una follia che secondo me è molto interessante. La sana ma follia. Forse una sì, sana, è quella che è la cosa veramente interessante, perché senza la follia noi saremmo... Oddio, io sono completamente priva di questa... Ma forma. Spesso è solo curiosità quella che poi si chiama magari follia, semplicemente il fatto che si è sempre in maniera sana, ma si è curiosi. E quindi l'idea di dire, fammi vedere lì di che si tratta, che cos'è, diamo un'occhiata. E magari per dare un'occhiata da dentro ti ci butti completamente. Ci si appassiona, inevitabilmente. Allora, detto questo, ci devi raccontare un po'. Prima mi piacerebbe, ma forse lo chiedo poi al maestro Pascalucci, come è nata l'idea, come è nato Maestro Sarà Lei, e soprattutto raccontare un po', senza, non dico svelare troppo, però per permettere ai nostri ascoltatori, a coloro che seguiranno lo spettacolo, di essere un po' così, un po' più addentro in quello che sarà lo spettacolo. Come ti è nata questa idea? Perché? Maestro Sarà Lei nasce da una serie di coincidenze felici che sono occorse. Un interesse specifico nei riguardi del personaggio, soprattutto Gershwin, più che personaggio Ravel. Poi viene fuori una curiosità, appunto una curiosità, un interesse nei confronti del personaggio Ravel anche in seguito, al di là del fatto musicale, che chiaramente c'è una curiosità nei confronti di questi musicisti. Adesso sto parlando anche di personaggi. Per esempio quel libro su Ravel, che si chiama appunto Ravel e basta, di Jean Echenault, che è un libro della Delphi che era uscito qualche anno fa, era una biografia ma che di fatto svelava di Ravel degli aspetti molto interessanti, compresi alcuni riguardanti il legame con Gershwin. Allora tutta questa curiosità intorno ai personaggi, l'interesse intorno alla musica, messi insieme hanno un po' svegliato la possibilità di andare a raccontare una storia che riguardasse i suoi personaggi. Poi citavi la radio, io per la radio, a parte Radio 3 Suite, mi occupo da qualche anno di queste storie che racconta Wikimusic, che è un programma appunto che Radio 3 propone nei weekend, che sono appunto storie di musica, ma dove l'aspetto divulgativo, anche un po' di fiction se vogliamo, insomma, purché sia una fiction resa con garbo, è anche importante. E allora, ecco, mettendo insieme quel tipo di interesse mosso dall'approccio stile Wikimusic all'interesse specifico dei due personaggi, e poi l'incontro con Fiorenzo, che di Gershwin è interprete privilegiato, e quindi parlando con lui e della possibilità di costruire qualcosa che non fosse semplicemente un recital gershwiniano, perché su quello naturalmente avrebbe fatto tutto da solo, ma un racconto gershwiniano in cui la musica fosse non didascalia ma fosse sostanza, mettendo insieme tutto questo è venuto fuori Maestro Sarà Lei. Senti, un'ultima cosa,
perché io ti ho conosciuto indirettamente nel tuo ruolo di direttore generale, direttore artistico di un importante festival di Ravello, no? Credo che tu sia stato direttore per 7 anni del Ravenna Festival. Ti manca Ravello, sì, giustamente. No, ci tengo. Questa parte così molto legata all'organizzazione anche, è una parte che ti interessa ancora oppure l'hai lasciata come lasci a cose che non ti interessano più? Mi interessa meno, nel senso che l'ho fatto e penso che in generale, adesso senza voler sembrare arroganti, presuntuosi, in generale è importante che la vita possa dire che le cose uno le abbia fatte, quindi le ho fatte. Se capitasse ancora sarebbe bello, ma è chiaro che quando lo fai a un certo livello, Ravello è un festival internazionale, è tuttora un festival internazionale, di, per carità, il festival continua alla grande, di grande prestigio, fare direttore artistico e generale insieme per 7 anni un festival così ti abitua a fare cose diciamo di un respiro molto ampio, molto gratificante. Chiaro, se capitasse una cosa del genere sarebbe bello, però non la cerco davvero, perché mi impedirebbe di fare altre cose. Probabilmente nel periodo di Ravello non avrei potuto né scrivere Alienati, né fare la radio, né fare tante altre cose belle che ho scoperto dopo. Quindi meno male che c'è stato quel periodo lì, mi ha consentito di imparare un sacco di cose, che tra l'altro metto a frutto perché ancora oggi in conservatorio, sia Benevento sia Napoli come master, ho questo corso di organizzazione dello spettacolo e comunicazione, quindi mi è servito anche per quello. Va bene così. Beh, io sono contenta per la verità, perché visto che sarai tra noi spesso, perché ho intenzione di coinvolgerti su altri progetti, e il prossimo è un libretto d'opera, e ancora una volta sei stato costretto ad inventarti anche la storia, ormai ti prendiamo... Beh, lì è stato facile, perché l'ho messo dentro un'altra delle mie passioni grandi. Il calcio. Il calcio. Ecco, la diamo come anticipazione. L'idea che si possa fare un'opera sul calcio mi piace molto, mi pare che non esista una, non credo. Credo di no, infatti ancora una volta purtroppo ahimè sarebbe... Balletti sì, in Russia ne facevano nel Novecento, balletti sul calcio ce ne sono... ha fatto anche Shostakovich, ma credo opere sul calcio no, e quindi non dico che passerà alla storia per questo, ma almeno è una primizia, insomma, una novità. Beh, non puoi dire che il coach non ti stimoli. Ah no, assolutamente, possiamo meno male, essere... ce ne fossero. Allora, adesso ti ringrazio Stefano, passiamo invece a parlare un po' con il maestro Pascalucci, che invece io non conosco per niente, perché è stato un passaggio che è avvenuto attraverso, appunto, è un'occasione attraverso Stefano Valanzuolo, con questo maestro sarà lei. Il maestro Pascalucci, che ha una carriera pianistica internazionale come solista, come si legge dal suo curriculum, vincitore di importanti premi nei concorsi pianistici internazionali di rilievo, che non scrive nel suo curriculum, come invece è inserito nel curriculum di Stefano, la città di nascita. Sì. E quindi poi deve essere capitato in questa copia particolare poi del curriculum, perché invece altri lo citano. Sì, insomma, non è una scelta deliberata quantomeno. E quindi Campobasso. Sì, Campobasso. E leggo una cosa che mi ha colpito e spero che sia presente anche in altri suoi curricula, che è molto impegnato in campo sociale e umanitario e si esibisce sovente a scopo anche benefico. Questa cosa mi ha colpita e così io inizierei da questo forse. Sì, io mi è capitato molte volte di suonare anche presso ospedali, presso reparti, presso dei centri insomma specializzati, e questo è stata un'esperienza che fin dalla prima volta mi ha assolutamente coinvolto tantissimo, perché vedere quanto gente che soffre vada a vedere concerti e esca con tutt'altra faccia, comunque persone che hanno la faccia della sofferenza purtroppo, e constatare quanto la musica possa lenire, riesca a lenire, almeno per un attimo, la loro, insomma, il loro percorso, insomma, la loro condizione, è un'esperienza straordinaria che dà una grandissima carica, e davvero ci si sente utili molto più spesso che magari in altre occasioni. In effetti sì, credo che
si riceva molto in questi casi, forse sì, più di quanto si dà, e questa è sì, una sì, assolutamente che condivido. Sì. Maestro, vedere proprio un viso che cambia colore, che cambia, un sì, sorriso che prima magari era impensabile vedersi accendere questo sorriso è impagabile. Sì, questa è una cosa che, sì, che condivido e posso comprendere benissimo. Allora, veniamo a qualcosa di particolare della sua vita. Non so se ha qualcosa di così particolare come una precedente esperienza come nel caso di Stefano, o se invece lei è nato già immerso nella musica e questo è stato il suo amore, la sua sì, diciamo, prima... Sì, diciamo che io nasco abbastanza musicista. Nasce pianista. È la cosa di cui, l'attività di cui mi sono occupato principalmente. E, ho fatto carriera solistica e faccio per lo più solistica per tantissimi anni. E da qualche anno sto anche riprendendo più musica da camera e perché no progetti anche alternativi e un po' diversi come questi che facciamo con Stefano, che abbiamo già portato un po' in giro. Ed è bellissimo integrare, perché trovo che a un certo punto la musica poi da sola basti anche. Invece integrarla con altre cose, con la narrazione, con l'esperienza di vita più esplicitamente raccontata, possa arricchirla. E possa anche avvicinare molto il pubblico, che si sente molto più partecipe, naturalmente, dopo che quando Gershwin viene umanizzato, e viene umanizzato sia raccontando della sua esperienza, ma soprattutto collocandolo con altri, insieme ad altri personaggi che hanno attraversato la sua vita, e trovo che il racconto che ne scaturisce sia ancora più vivo. E come mai proprio Gershwin è così importante? Perché è una presenza importante nella sua vita, essendo lei un interprete di riferimento per questo tipo sì, di... Sì, insomma, la passione per Gershwin c'è da un po' di anni, perché è un compositore che mi piace moltissimo, mi piace eseguire, mi diverte tantissimo eseguire. E leggendo per l'appunto alcuni libri sulla sua vicenda, insomma, tra cui anche il Gershwin di Jean Echenoz che diceva prima Stefano, abbiamo capito che c'era del lavoro interessante da fare per portare alla luce anche questi aspetti e diciamo che ci siamo trovati subito bene, ci ha interessato subito la sua esperienza. Naturalmente il suo percorso con questi altri compositori è estremamente interessante. Adesso però non voglio fare troppo spoiler di quello che... Ma lei reciterà anche oppure sarà solo per modo di dire, solo sarà anche esecutore? Sarò solo esecutore. Solo esecutore, solo quindi esecutore. La voce recitante sarà solo la tua. Recitante adesso, non esageriamo con questo recitante. Così recita, no, è che adesso un programma di sala. Che da un po' di tempo c'è questa moda per cui gli autori diventano anche recitanti, non so se è una moda oppure è dovuto al fatto che insomma di questi tempi si fa... di necessità virtù in tutti i modi. In televisione adesso è molto diffuso, no? Vedere l'autore che legge i propri testi, sì, si può fare naturalmente. Io sono sempre convinto che è bello che l'attore faccia l'attore, l'autore faccia l'autore, però può essere divertente lanciarsi anche in esperimenti di questo tipo. E poi, anche trattandosi di te ci aspettiamo questo ed altro, ormai abbiamo imparato. Sì, vabbè, insomma, diciamo che è un altro aspetto da esplorare che può essere divertente. Naturalmente non pretende questo di essere un mestiere, quello dell'attore, ci mancherebbe altro. Allora, approfitto per raccontare un'ultima cosa. Tra poco il maestro sarà lei, andrà appunto in onda in streaming e quindi avremo la possibilità di sostituire, pur in maniera molto così privativa, sostituire l'esperienza dal vivo e saremo costretti a poterci, è un'opportunità, poterci collegare e quindi avere la possibilità di assistere a questa produzione. Ma la cosa alla quale tengo particolarmente, questa produzione, questa visione sarà limitata solo ed esclusivamente al tempo, cioè avrà solamente la durata di un'ora, l'ora dello spettacolo. Non sarà quindi possibile collegarsi ulteriormente a Facebook, YouTube, vedremo quali sono i canali di trasmissione ulteriormente, perché questa stessa produzione verrà poi post prodotta e ne nascerà un prodotto nuovo, un prodotto altro che invece sarà disponibile per l'eternità su tutti, vediamo quale sarà poi il canale adeguato, ci stiamo ovviamente organizzando perché è tutto un po' nuovo, è un momento particolare che necessita di preparazione.
Per cui questa è la cosa importante, nulla sostituirà mai l'esperienza dal vivo, perché io credo che lo spostamento dell'aria di una parola oppure di un movimento sul palcoscenico è assolutamente irriproducibile, ed è per questo che abbiamo deciso di creare qualcosa di completamente diverso, partendo da quello che è un momento reale. Quindi godetevi questa diretta, perché non la vedrete mai più se non quando potremo nuovamente stare tutti insieme e goderci la loro esibizione dal vivo. Allora non mi resta che augurarvi una buona serata.